Oggi volevo parlare di un qualcosa di molto controverso. Volevo spiegarvi perché Cardano, secondo me, è tecnicamente inferiore a non solo a Ethereum, ma a tantissimi altri layer 1, praticamente a qualsiasi altro layer 1 che sia nella top 50 oltre Tezos, perché al momento Cardano sia troppo in hype e si è portato così in alto da investitori avidi e da fede cieca in Charles Hoskins, anche se tecnicamente al momento è molto deludente. Prima, se siete fan di ADA, prima di diciamo, mettere dislike, chiudere il video, cercate di ascoltarlo perché andrò nei motivi, nel perché sia tecnicamente inferiore al momento e cosa può fare per migliorare. E oltre a questo, non credo che Charles Hoskins abbia volutamente fatto un qualcosa di tecnicamente inferiore, ma numero uno, ci ha messo 5 anni. Lui sta cercando di fare le cose bene, diciamo, sta cercando di evitare quello che fa Ethereum, ovvero andare veloce e distruggere cose, ma sta andando troppo lento. Non credo sia effettivamente la maniera giusta di procedere, quella di andare così lenti per provare a fare un qualcosa che non si rompa, perché poi si potrebbe rompere comunque, numero uno, e numero due, non sei al passo con i tempi. E seconda cosa, Charles Hoskins sta provando a fare la formal verification, che è una maniera per, diciamo, evitare i bug su Cardano. Quindi la formal verification, detta in maniera semplice, è una maniera per controllare gli smart contract, che non controlla la logica dello smart contract, ma controlla, diciamo, la matematica dietro lo smart contract e ti dice se c'è qualcosa che non va. Però non sa dire cosa non va né come aggiustarlo. Quindi anche lo sviluppare smart contract per Cardano è molto molto complesso e questo ne riduce sensibilmente il network effect. Quindi anche se la tecnologia fosse davvero ottima, quella di Cardano, comunque avrebbe molti problemi, avrebbe una richiesta per iniziare a svilupparci molto alta, è complessissimo sviluppare in Haskell, in Plutus, è complesso iniziare a sviluppare per Cardano, quindi anche se la tecnologia non fosse, diciamo, tecnicamente inferiore, avrebbe un network effect molto più basso. E questo lo renderebbe comunque in overhype, cioè anche se la tecnologia fosse ottima, quella di Cardano, comunque non avrebbe, non ha applicazioni. È una blockchain simile Ethereum che non ha applicazioni. Questa la rende automaticamente in overhype perché è settimo, ottavo posto, è stata flippata ieri da Solana, ma diciamo è inferiore. È semplicemente una blockchain inferiore che probabilmente dovrebbe essere al massimo nella top 20. Ci tengo a precisare di nuovo che sto parlando di Cardano al momento, sono cose che teoricamente sono riparabili, o meglio, network effect no, Haskell e Plutus rimangono difficili da usare, non credo che cambieranno, diciamo, ciò di cui andrò a parlare in questo video è qualcosa che è modificabile e ci sono proposte per modificarlo, ma di nuovo, Cardano va lentissimo, quindi ci potrebbero volere anni. Ok, quindi perché Cardano è tecnicamente inferiore? Quello che vedete qua è, diciamo, sono i blocchi di Cardano, qua diciamo, potete vedere quanto è carica la mempool nell'ultima ora e nelle ultime 24 ore. La mempool potete immaginarla come una piscina di transazioni non ancora confermate, quindi quando voi volete mandare i soldi da A a B, fate la transazione, mandate due ADA da A a B e buttate la vostra transazione nella mempool, nella piscina di transazioni non confermate. Successivamente si prendono queste transazioni non confermate e con quelle si creano i blocchi. Al momento, Cardano, senza avere realmente degli smart contract, quindi senza avere un DEX, senza avere DeFi, senza avere niente se non hype per degli NFT, è arrivata già due volte al 100% di capacità. Cioè Cardano non ha smart contract ed è già arrivata due volte al massimo della capacità della rete. Quindi come funziona la mempool di Cardano? La mempool di Cardano è una mempool FIFO, quindi first in, first out, quindi non c'è un fee market, ora vi vado a spiegare cosa intendo. Se voi fate una transazione, voi vi mettete diciamo in coda, come state andando a prendere il pane, prendete il numero, vi mettete in coda e aspettate il vostro turno.
Su Ethereum è diverso. Su Ethereum c'è un fee market, cioè su Ethereum tu, se vuoi la tua transazione confermata per prima, tu paghi di più e quella transazione viene confermata per prima. Ed è il motivo per cui le gas fee salgono, perché c'è sempre più gente che vuole che le proprie transazioni vengano confermate per prima e quindi paga tanto per farlo. Questo su Cardano non avviene perché è first in, first out, è FIFO, quindi se tu arrivi prima, tu vieni confermato prima. L'altra persona può aver pagato 10.000 euro di fee, ma viene confermato prima. Effettivamente, quindi a cosa servono le fee su Cardano? A dare un reward agli staker e a pagare l'ADA Foundation. Quindi, diciamo, questo è il circolante di Cardano, può essere depositato, diciamo, può essere, potete darlo agli staker, diciamo, ai nodi. E poi successivamente le fee vengono date a un reward pot, quindi vengono messe insieme, e una parte delle fee viene data al treasury dell'ADA Foundation, e una parte viene data a chi ha fatto staking e ai nodi. Quindi, diciamo, le fee servono a pagare i nodi, come su Bitcoin le fee servono a pagare i miner. Il punto è che non c'è un fee market, non puoi pagare di più per essere confermato prima, e questo crea un grosso problema. Anche perché al momento la mempool di Cardano ha una grandezza fissa di 2 blocchi, quindi circa 280 transazioni, e può supportare dalle 0.2 alle 6.5 transazioni al secondo, che tra parentesi sono la metà di quello che può supportare Ethereum, perché Ethereum può supportarne, diciamo, dalle 10 alle 15. Quindi già dalle transazioni supportate al secondo Cardano è inferiore, ma non solo è inferiore adesso in transazioni supportate al secondo, ma lo sarà sempre di più, perché quando ci saranno smart contract complessi che occuperanno sempre di più le transazioni, a quel punto potrà supportare molte meno transazioni al secondo. Oltre questo, quando la mempool può supportare 280 transazioni circa, quando la mempool arriva al 100%, quindi come è già successo, quando la mempool arriva al 100%, non è che tu aspetti, quindi la tua transazione è in attesa, quindi magari aspetti 10 secondi in più, diciamo, ok, la tua transazione viene parzialmente droppata, quindi ci sono problemi in seguito al fatto che tu hai mandato una transazione quando la mempool è piena. E la mempool, se non viene aggiustata questa cosa, sarà sempre più piena, sempre più volte piena, perché non ha un modello capace di supportare tante transazioni. Perché Ethereum è arrivato a questo problema? Perché le persone lo usano. E diciamo, se 0.5 di transazione su Ethereum è tanto, 0.5 Ethereum è tanto, perché Ethereum costa tanto. Se Ethereum costasse un centesimo, come tutte le blockchain che dicono: guarda, il mio layer 1 è molto meglio perché non si pagano transazioni. Ovvio, perché numero 1 nessuno usa quel layer, numero 2 quel layer non costa niente perché è ancora basso nella market cap. Quindi unite queste due cose, la transazione non costa niente. Ci sono ovviamente layer 1 più veloci di Ethereum, ma diciamo, secondo il trilemma di Vitalik, vanno a, diciamo, rinunciare a sicurezza o decentralizzazione per avere più velocità. Quindi Cardano al momento è più lenta di Ethereum e ha, credo, molti più problemi di Ethereum. Quindi il problema è questo. Il problema è che la mempool è piccola, supporta due blocchi. Se la mempool è al 100%, viene droppata la vostra transazione, parzialmente droppata la vostra transazione, e diciamo, al momento non c'è niente che occupi la mempool. Ci sono un po' di transazioni per lo stake, ci sono un po' di transazioni di ADA che vanno in giro, ci sono un po' di drop di NFT. Oltre questo, non c'è niente che giri su ADA, per quanto Charles Hoskins voglia dire 2.000 smart contract, 10.000 smart contract, ne può avere pure 70.000, non importa, non c'è nulla al momento che giri su ADA se non degli NFT. E quindi come risolvere questo problema prima che arrivi la DeFi? Perché ci sono DEX che stanno venendo sviluppati, c'è Ergo, c'è SundaeSwap, ce n'era un altro ma non mi ricordo onestamente il nome. Quindi cosa fare per migliorare questo problema? Possiamo aumentare la grandezza del blocco, quindi diciamo, nella mempool ci sono due blocchi, però sono due blocchi più grandi. Questo è un problema perché al momento Plutus, che è il linguaggio scripting, sta venendo ottimizzato perché adesso è molto pesante. E se aumentassimo la grandezza del blocco, eseguire script Plutus potrebbe richiedere troppo tempo e quindi potrebbe rallentare il tutto. Quindi al momento non si può fare finché Plutus non è ottimizzato al 100%. Quando sarà ottimizzato al 100% non so se si potrà fare comunque.
punto è che quando è una grossa domanda su Cardano, cioè quando sarà ottimizzato Plutus? Chi lo sa? Perché Cardano è molto lenta nell'ottimizzare, nell'innovare, nell'andare avanti. Proprio per il suo processo è molto molto lenta. Quindi se Ethereum 2.0 ci sta mettendo molto ad arrivare, fidatevi che gli aggiornamenti su Cardano ci metteranno anni, ci potrebbero mettere anche 10 anni. Un aggiornamento su Cardano ci potrebbe tranquillamente mettere 10 anni, che secondo me è troppo tempo. Soprattutto perché adesso possono andare magari un po' più lenti, ma tra un po' di tempo, quando ci saranno cose che vanno su Cardano, quando ci saranno problemi, non ci puoi mettere 8 anni a risolvere un problema, non ce ne puoi mettere neanche 3 o 4, che in realtà è il tempo che ci sta mettendo Ethereum a risolvere il problema delle gas fee. Quindi Plutus non è ottimizzato. Un script Plutus pesa dai 5 agli 8 KB, che è molto pesante per una transazione in Cardano, e quindi anche aumentando il numero di transazioni non si aumenterebbe di troppo il throughput della rete. Quindi avendo gli script di Plutus così pesanti, uno o due script possono riempire una transazione, quindi diciamo non si aumenterebbe di troppo il throughput semplicemente aumentando la grandezza delle transazioni. Come detto, potrebbe creare problemi perché Plutus non è ancora ottimizzato. Quindi, che fare? Ci sono altre soluzioni? Sì, più o meno. Un'altra soluzione è quella di aumentare la mempool, quindi di avere più blocchi. Non so onestamente perché siano stati scelti due blocchi per la mempool. Credo sia stato un numero abbastanza arbitrario per poter permettere ai nodi di essere performanti e di avere un pochino più di decentralizzazione, quindi di non richiedere troppo dai nodi. Il punto è che due non basta, però al momento su Cardano non gira niente, quindi anche aumentando la blockchain di 10 volte, quindi aumentando la mempool da 2 blocchi a 20 blocchi, si avrebbe un problema, perché quando ci saranno le applicazioni DeFi, ci saranno le vere transazioni, sarà il vero volume, e non credo che Cardano sia in grado di reggere una cosa del genere. Anche se si rendesse la mempool 10 volte più grande di quella che è ora, e quindi si avrebbero dei nodi che devono essere 10 volte più performanti, 10 volte più dispendiosi, diciamo non 10 volte più dispendiosi, però molto più dispendiosi. Quindi anche rinunciando alla decentralizzazione e aumentando i blocchi nella mempool, non credo si risolverebbe questo problema. Si potrebbe attenuare, però non credo si risolverebbe questo problema. Un'altra soluzione è ripartire dai wallet. Quindi, in questo caso sto parlando di Lite Wallet, non full node. Quindi Lite Wallet tipo Yoroi, che è il wallet più utilizzato, è una browser extension. E questi wallet, prima di mandare una transazione, potrebbero chiedere alla mempool se questa è piena e se è piena aspettare. Quindi questo risolverebbe il fatto che la vostra transazione viene parzialmente droppata. Il punto è che non è previsto niente del genere, quindi andrebbe sviluppato da zero. E di nuovo, Cardano non è veloce nello sviluppo e questo richiederebbe tantissimo tempo. Quindi adesso un full node può chiedere se la mempool è piena perché un full node ha la mempool, un full node sa quanto è grande la mempool e quindi può può chiedere a se stesso quanto è piena la mempool prima di andare alla transazione. Quindi Daedalus, che è un altro wallet che è un full node, sa quanto è grande la mempool. Un light node come Yoroi non lo sa, e quindi se manda una transazione alla mempool, la mempool è piena, questa viene droppata. Quindi ci sono delle soluzioni valide, più o meno. Ci sono i layer 2, ci sono Milkomeda e Adra, che sono i due layer 2 più attesi. Punto che, numero uno, Milkomeda non è una. Non tocca la performance, tocca l'interoperabilità, quindi non risolverebbe il problema. Volevo solo nominarlo. Hydra invece tocca la performance, quindi potrebbe migliorare le cose. Punto che, numero uno, Ada non è neanche nato e aspettare un layer 2 con ansia, diciamo, non è la cosa migliore. Numero due, è ancora in sviluppo, quindi chissà quando arriverà. Numero tre, all'inizio Hydra sarà abbastanza limitato. Numero 4, comunque non si risolverebbe troppo il problema. Si risolverebbe tantissimo, però non si risolverebbe completamente, perché potete, diciamo, immaginare più o meno Hydra come Lightning Network. Si aprono dei canali su Hydra, come su Lightning Network, e questi canali prima o poi andranno chiusi, e questi vanno chiusi su Layer 1. Quindi se ci sono tantissimi canali, comunque vanno a mettere tantissime transazioni su Layer 1. Quindi si ritorna al problema delle transazioni che non riescono a entrare nella mempool, perché ci sono magari troppe transazioni, troppi canali chiusi, e quindi c'è di nuovo il problema della mempool su Layer 1. È necessario che
se tu paghi di più per una transazione, tu venga confermato prima, come è stato fatto per Ethereum, come è stato fatto per tantissime altre blockchain VM compatibili, perché al momento è così che funziona, è il modello migliore. Perché se la rete è congestionata, tu devi sapere a chi dare priorità, e come fai a sapere a chi dare priorità se non c'è un parametro, se non c'è un qualcuno che paga di più per avere quella priorità. Si eviterebbe anche problema di spam attack, anche se non amo questo termine, che è poi quello che ad esempio ha fatto crollare Solana, e Solana resiste molto di più di ADA, quindi se uno spam attack ha distrutto Solana, immaginiamo cosa può fare su ADA. Oltre al fatto che aiuterebbe anche diciamo, gli utilizzatori di Cardano, perché Cardano ha una fixed supply e i reward di staking su ADA prima o poi scenderanno. Quindi se ci fosse un fee market, si potrebbe aumentare il reward che viene dato a chi fa staking. Quindi il motivo per cui ADA funziona ora è che ci sono dei nodi. Il motivo per cui ci sono dei nodi è che c'è qualcuno che gli dà in delegazione degli ADA. Quindi questo sistema funziona finché ci sono persone che vogliono mettere in staking i propri ADA. Se non ci sono più persone che vogliono mettere in staking i propri ADA, perché ADA ti paga, adesso ti paga il 5% annuo, che per un staking di blockchain è più o meno medio. Se ADA inizia a pagare 2-3%, perché la gente dovrebbe rimanere a fare staking su ADA e non andare da un'altra parte? Quindi prima o poi questi reward scenderanno perché ADA ha una fixed supply e una volta che saranno scesi, che si fa? Cioè, una volta che non arrivano più nel reward pot gli ADA dalla reserve, che succede? Cioè, i reward scenderanno tantissimo, probabilmente non ho fatto calcoli, sono numeri a caso, però potrebbero scendere all'1-2%. A quel punto la gente smetterà di mettere in staking i propri ADA, non ci saranno più troppi nodi incentivati a fare staking, e quindi si andrà a perdere decentralizzazione, si andrà a perdere sicurezza, si andrà a perdere molto di quello che è la blockchain, già con un network effect che è molto debole, come ho spiegato. Quindi diciamo un fee market, decidere chi viene confermato prima in base a quanto si paga dei fee, è solo una maniera sana di gestire la blockchain, anche perché per ADA permetterebbe di avere, di mantenere la decentralizzazione, di mantenere persone che fanno staking su ADA. Oltre a questi problemi, ci sono molti problemi che secondo me appariranno con gli anni per ADA, come ad esempio il fatto che ADA al momento utilizzi un modello EUTXO, quindi Unspent Transaction Output, quindi diciamo molto simile a quello di Bitcoin, però un po' modificato, e questo è un modello deterministico invece del modello a stati di Ethereum. E questo per la DeFi presenta molti problemi, quindi Ergo, SundaeSwap, che sono i DEX che stanno provando a creare su ADA, stanno avendo problemi, Ergo DEX in realtà non Ergo, stanno avendo problemi a creare dApp su ADA, proprio perché c'è questo modello di UTXO invece di quello che utilizza la EVM di Ethereum. Quindi ci sono problemi che adesso non esistono perché non ci sono decentralized application che stanno provando a sviluppare cose troppo innovative, ma di sicuro negli anni usciranno nuovi problemi e ripeto, è molto complesso per ADA risolverli proprio perché ADA non sviluppa in maniera veloce. Quindi ADA secondo me è una blockchain molto inferiore rispetto ad altre, è una blockchain che adesso ha praticamente solo hype. Questo non vuol dire che non possa salire di prezzo, perché l'hype può continuare, quindi non vuol dire che non può arrivare a 5 dollari, potrebbe benissimo farlo, ma non mi interessa, non voglio investirci. Se dovessi investire su ADA, probabilmente investirei su un qualcosa un pochino più rischioso come i DEX, perché diciamo, se ADA riesce, vuol dire che i DEX sono riusciti e vuol dire che quelli guadagnano di più. Al momento mi sono un pochino allontanato da ADA, soprattutto da quando Ergo si è staccato da Ergo DEX, quindi diciamo mi sono un pochino allontanato da ADA, anche perché, ripeto, è tecnicamente inferiore, voglio aspettare che effettivamente ADA funzioni per investirci di nuovo. E quindi questo è quanto. Se siete fan di ADA e avete la capacità tecnica di rispondere, fatelo nei commenti. Se ho sbagliato qualcosa, ditemelo. Diciamo, non credo che tutto quello che ho detto sia perfetto. Potrei essermi sbagliato, potrebbe mancarmi qualcosa, quindi se c'è qualcosa che ho sbagliato ditemelo nei commenti, però diciamo credo che sia molto limitata tecnologicamente al momento ADA, non è una blockchain da top 10, non è una blockchain da top 20, è una blockchain da forse top 50.